Ciao a tutti e benvenuti all'Isola di Carta. Oggi sono insieme a voi per festeggiare con un video celebrativo i miei 700 iscritti. Sono molto contento di questo traguardo. Io, dopo aver chiuso il canale l'anno scorso, adesso neanche lo ricordo bene, devo dire che ho ricominciato con rinnovato zero e oggi sono riuscito ad approdare a questo traguardo che mi rende davvero molto orgoglioso. Io non vi conosco tutti e 700, ma vi ringrazio anticipatamente. Spero che anzi riusciamo insieme ad approdare presto al 1000° iscritto. Volevo fare questo video celebrativo prendendo spunto da un fumetto che celebra un traguardo importante, non come il mio ovviamente, molto di più, il numero 300 di Giulia. Con il numero 300 di Giulia sono state promosse varie iniziative, una che credo sia passata un po' troppo sotto silenzio, ma che secondo me è molto interessante, è stato questo albo con una forma davvero molto strana che riprende un po' tutte le copertine di questo fumetto, facendo una sorta di excursus dal numero 1 fino ad arrivare al numero 298. È un lavoro molto pregevole, secondo me, che, come vi dicevo, ripercorre le tappe principali di tutte le copertine che sono state create inizialmente da Marco Soldi, copertinista di Giulia, fino al numero 157, e dal 158 troviamo Cristiano Spadoni. Le differenze sostanziali ce le abbiamo qui inizialmente con questi due albi. Questi due albi sono di Cristiano Spadoni e devo dire che la caratteristica è un tipo di copertina abbastanza pittorica, mentre invece Marco Soldi, eccolo qua, ha un tratto diverso, molto più fumettistico, oserei dire, piuttosto che pittorico. Ecco, ve le faccio vedere in successione perché sono degli studi che riprendono appunto le copertine di tutti gli albi di Giulia, a partire dal numero 1, eccolo qua sotto, con una copertina splendida davvero, con questa luce, con questo lume che sembra quasi una luce spirituale nel numero 1 di Giulia, che si intitola le luci dell'abisso, gli occhi dell'abisso, scusatemi, in cui anche il personaggio di Giulia, ve lo faccio vedere più da vicino, era diverso, graficamente parlando, rispetto a quello di oggi. Il tratto appunto di Marco Soldi è molto diverso da quello di Cristiano Spadoni. Faccio vedere nel frattempo anche delle splash page. Guardate questa, che bella questa copertina, con Giulia che sta a tre quarti, girata. E questa è la copertina del numero 12, Una dolce bambina triste. Ce ne sono tante di copertine memorabili. Una di queste, per esempio, è questa qua. Eccola, la faccio vedere. Guardate quanto è bella. Perché si intitolava, questa storia che io ho letto e mi commosse molto, Jerry è sparito. È del marzo del 1999 ed è una storia in cui il protagonista fu l'uccisione di un bambino. Ricordo che anche Berardi in un editoriale disse che la Bonelli quasi lo aveva invitato a non esagerare con certe tematiche che oggi, ahimè, purtroppo non fanno davvero più notizie. Quindi proseguo con queste stupende copertine di Marco Soldi fino ad arrivare, per esempio, allora faccio vedere prima questo, il numero 24 Kidnapping Express, che sarebbe il numero 24 di Giulia. Guardate quanto è bella questa splash page, un treno in corsa sotto la neve con Giulia che sta per essere catapultata fuori appunto da questo treno. Guardate che spettacolo, sembra quasi un acquerello, davvero molto molto interessante. E dicevo, tra le storie più belle, ma anche tra le più significative, c'è il numero 100. Vi faccio vedere anche la copertina, che meraviglia. La copertina del numero 100 si intitolava Clowns. Adesso ve la trovo immediatamente. Ed è una storia bellissima, eccola qua. Una storia molto interessante, eccola qua, in cui c'è un'investigazione attraverso il circo, dove avvengono appunto degli omicidi, finché si arriverà a scavare per trovare l'assassino nell'identità di due gemelli. Ecco, di più non vi accenno.
mi è piaciuto moltissimo quest'album perché ci sono moltissime splash page che non sono altro che una rivisitazione delle copertine a tutto tondo, diciamo a piena pagina. Guardate questa che meraviglia, con questa zona d'ombra bellissima. Questa è intitolata L'ho fatto per te, è il numero 114. Mi piace anche il personaggio, come dicevo prima, di Giulia, ve lo faccio vedere più da vicino. Guardate, sembrava molto più acerba nei disegni di Marco Soldi. Disegni di Marco Soldi che cederanno il posto a Cristiano Spadoni dal numero 158. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua, questo è il primo numero delle copertine di Spadoni. Giulia, numero 158, intitolato Illegittimo. Oh, vi faccio vedere altre splash page di questa serie. Guardate, ecco, guardate anche qui il personaggio come sia stato caratterizzato in maniera diversa da Spadoni, da Cristiano Spadoni. E anche se forse io preferivo, chissà, quelle di Marco Soldi. Fatemi sapere nei commenti se preferite le copertine di Soldi oppure di Spadoni. Questo è il numero 160, L'omicidio è un best seller. E quindi qua ci sono tutte le copertine fino al 298. Quindi secondo me è stato un modo davvero molto simpatico di voler celebrare, faccio vedere un'altra splash page intanto, un modo davvero simpatico di voler celebrare i 300 numeri di Giulia con questa sorta di carrellata di excursus tra tutte le copertine. Qui ci abbiamo gli altri protagonisti della serie, Alan Webb, questo è il numero 184, Libri e veleni. E poi si prosegue, guardate quanto è bella questa, è La casa della mummia, il numero 196 di Giulia. Ecco, guardate che meraviglia queste copertine, anche le tonalità di certe le tonalità fredde di certe copertine mi hanno incuriosito e mi sono piaciute molte. Quindi un modo davvero molto simpatico di celebrare Giulia. Il 210 con la copertina di Spadoni conferma quello che vi dicevo, cioè guardate il cambiamento, l'evoluzione che ha subito graficamente parlando questo personaggio. Questo è il numero 210. Oh, una storia che mi piacque tantissimo fu Il fantasma di Loch Moran del 2016, Giulia numero 211. Guardate che meraviglia questa copertina, è una storia surreale ambientata in Scozia con una tonalità quasi noir, con Giulia, guardate, che porta un candelabro in un castello scozzese. Bellissima questa storia, recuperatela se potete, perché ne vale davvero la pena. Quindi qui ci sono poi altri numeri, altre copertine, ve ne faccio vedere qualcun'altra. Guardate quest'altra, Webstar numero 237, sempre di Cristiano Spadoni. Ancora una volta viene caratterizzata proprio il viso quasi perfetto di Giulia, che riprende, come ormai tutti sapete, le fattezze di Audrey Hepburn. E così si prosegue fino alla fine. Quindi ve lo rifaccio rivedere, una ragazza di copertina per celebrare i 300 numeri di Giulia, ma devo dire che mi è piaciuta moltissimo anche quella della quarta di copertina, eccola qua, della variant del numero 300, sempre ad opera di Cristiano Spadoni. Io vi ringrazio ancora una volta di avermi ascoltato, vi ringrazio ancora una volta per il fatto che mi seguite con grande costanza e affetto, e vi saluto dall'Isola di Carta. Ciao a tutti e ciao da Massimo. Thank you.